Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina di cronaca. È stata sfiorata la tragedia ieri sera a Teramo quando un ragazzo di 18 anni, dopo aver rubato la pistola al padre giocando con gli amici, si è sparato al cranio in maniera accidentale. Il giovane si trova in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo, il servizio di Alfredo Primante. Doveva essere soltanto un gioco che però ha rischiato di costare la vita ad uno studente di 18 anni, finito in gravi condizioni dopo un lungo intervento chirurgico eseguito da tre diverse equipe nel corso della notte all'ospedale Mazzini di Teramo. Il proiettile calibro 9, partito dalla pistola che il ragazzo aveva sottratto al padre che la deteneva regolarmente gli ha trapassato il cranio. Il diciottenne di Nereto, dopo aver rubato la pistola, è arrivato a Teramo in un appartamento al terzo piano di un condominio popolare di Via Tevere. nel Quartiere San Berardo, che condivide con un suo amico e dove ieri sera, poco prima della mezzanotte, si trovavano altri tre coetanei. Sono loro i testimoni del dramma che hanno raccontato quanto accaduto agli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato. Il ragazzo sarebbe piombato in casa all'improvviso impugnando l'arma e agitandola. Poi il diciottenne avrebbe avvicinato la pistola all'altezza della tempia destra e a quel punto sarebbe partito il colpo. Non mi sono sparato, queste le prime parole dopo l'incidente che il ragazzo avrebbe detto quando era ancora cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Mazzini dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno evidenziato fratture gravissime. I sanitari hanno rilevato un foro di entrata all'altezza dell'osso temporale di destra, poco sotto la tempia e sul bordo dell'orbito oculare. E il foro di uscita sulla guancia sinistra sotto allo zigomo. All'operazione hanno lavorato i chirurghi dell'Otorino, del Maxillo Facciale e della Neurochirurgia, senza però poter valutare la riuscita dell'intervento. Ora il ragazzo è in condizioni gravi ma stabili, monitorato continuamente nel reparto di rianimazione. Su quanto accaduto ieri sera invece dovranno fare luce le indagini della scuola. Quadramobile teramana diretta dal vicequestore aggiunto Roberta Cicchetti. Al momento l'ipotesi più probabile, anche stando alle prime parole del ragazzo, è che sia stata una bravata. Dunque sarebbero escluse volontà di suicidio e giochi di particolari tipo roulette russa. Il padre del ragazzo, appena si è accorto che l'arma non era nel ripostiglio dove la teneva smontata, si è subito precipitato assieme alla moglie a Teramo, ma purtroppo è arrivato troppo tardi. Verrà dimesso probabilmente in giornata. Il bambino di appena 15 mesi che ieri sera in una abitazione di Cusciano, frazione del comune di Montorio Alvomano, ha bevuto accidentalmente del brillantante che si usa per le lavastoviglie ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Il bimbo, figlio di una coppia straniera, subito dopo aver bevuto, ha accusato forti dolori all'addome per via dell'alto potere corrosivo del liquido. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 il piccolo è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili e non in pericolo di vita il pronto intervento dei medici del Mazzini gli ha salvato appunto la vita un uomo di 37 anni di Pescara, Guerino Spinelli, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di usura. Avrebbe applicato tassi di eh, interesse da capogiro per un prestito elargito ad un uomo di 43 anni eh, che si era venuto a trovare in difficoltà economiche. Il servizio di Paolo Renzetti. Un episodio di usura portato alla luce dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Maggiore Scarponi, come siete arrivati a individuare il presunto usuraio? È stato tratto in arresto un usuraio di Pescara. L'attività è iniziata a seguito della denuncia della vittima, la quale per quasi un anno ha pagato eh, le somme che riceveva in prestito. Erano piccole somme di denaro, di volta in volta, circa 1000 euro, e dovevano essere restituite però a distanza di una settimana con un tasso di interesse del 50%, quindi 1000 euro presi in prestito, dopo una settimana 1500 euro. La vittima ad un certo punto non è riuscita più a saldare il debito e dopo aggressioni e minacce e dopo aver dato la macchina, il proprio bancomat e il proprio PIN è stata costretta a, per cercare di uscire da questa morsa terribile a sporgere denuncia. Le somme complessive sono pari a circa 10.000 euro quelle che sono state ricevute, le somme date sono circa 15.000 euro nel giro di, di poco tempo. Da l'usura non si esce con questi tassi è impossibile uscire, l'unica via è quella di denunciare alle forze di polizia che si è sotto usura e, ed eventualmente si accede poi a una serie di meccanismi, il primo è il fondo anti-usura che possono aiutare la vittima ad uscire da questo tunnel. Negli ultimi periodi le attività che abbiamo svolto contro l'usura hanno riguardato cittadini privati, non aziende e questo da una parte è un fenomeno positivo, relativamente, mentre dall'altro è un fenomeno preoccupante perché significa che tutte le persone possono finire in questo, in questo circolo, perché anche la famiglia che si trova in difficoltà per piccole somme di denaro, che non riesce ad attingere ai circuiti ordinari finanziari, è costretta o decide una scelta assolutamente errata che è quella di rivolgersi a usurai. In Abruzzo crescono i livelli di lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza. Nel 2015 eh, raggiungono il più 11,7%, superando di 20 punti la soglia di adempienza. Francesca Romana Testi. La Regione Abruzzo presenta un rendiconto sui livelli dei LEA raggiunti nell'anno 2015. Un vero incremento in positivo se si comparano i dati rispetto al 2012, che segnava un più 0,7, divenuto tre anni dopo un più 11,7%. Si tratta di un punteggio conseguito in merito a 21 voci che prendono in esame tre grandi aree suddivise in assistenza sanitaria, collettiva, in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza assistenza ospedaliera. 182 il punteggio raggiunto nel 2015 con un punteggio minimo richiesto di 160. Segnali positivi che soddisfano l'assessore regionale alla sanità. C'è un andamento largamente positivo. Ebbene, la Regione Abruzzo tra il 2015 e il 2014 ottiene un incremento record di 19 punti spalmati prevalentemente sull'assistenza territoriale distrettuale e sulla prevenzione. Sono Alti in avanti sulla qualità delle cure attestate anche nell'ultimo verbale del tavolo di monitoraggio, laddove il Ministero della Salute ha precisato che si dà atto alla Regione Abruzzo di ampi miglioramenti sulla qualità delle cure. È una promozione a pieni voti che ovviamente ci fa essere soddisfatti sul lavoro che abbiamo alle spalle, ma che ci incoraggia anche sui prossimi obiettivi che dobbiamo tutti insieme raggiungere. Guardando quella che è una classifica nazionale, dove si attesta l'Abruzzo? Ma intanto noi abbiamo quelle del 2013 e del 2014. Non abbiamo ancora le classifiche legate al 2015 perché abbiamo il nostro risultato ma non conosciamo ancora il risultato delle altre regioni e sarà il Ministero della Salute a pubblicarlo per tutte le regioni. E però va da sé che se l'adempienza si ottiene a 160 e l'Abruzzo oggi è a 182, certamente è stato fatto un grande passo in avanti che attesta che questa regione, oltre a concludere l'esperienza commissariale, è riuscita ad anche incrementare la qualità della propria assistenza di salute. Il perfezionamento dell'operazione che porterà le tre good bank sotto il definitivo controllo di Ubi è fissato per domani e a guidare nuova banca Marche, nuova banca Etruria e nuova Carichietti sarà un presidente bergamasco doc. E' quanto scrive oggi il Corriere della Sera, edizione di Bergamo, precisando che si tratta dell'ex direttore generale della Ex Popolare di Bergamo e membro del Consiglio di Gestione Osvaldo Ranica. Il closing, precisa il Corsera, avverrà domani dopo che tutte le caselle tra autorizzazioni e accordi vari sono andate al loro posto nel rispetto dei parametri fissati. Cambiamo pagina, sinistra italiana presenta una interrogazione parlamentare urgente sul passaggio delle aree di Solvè al comune di Bussi sul Tirino. La richiesta è quella del chiarimento da parte del Ministero dell'accordo di programma firmato lo scorso 2 maggio per il passaggio di proprietà delle aree 2A e 2B, precedentemente bloccato poiché non consentito dalla legge. Francesca Romana Testi. Bonifica di Bussi ancora tra molte incertezze, questa volta a sollevare dubbi e preoccupazioni, è Sinistra Italiana che chiede chiarimenti su responsabilità del comune di Bussi dopo la notizia della volontà del comune di acquisire l'intera area. Il 2 maggio scorso si è chiuso un accordo di programma tra la Solvè e il comune di Bussi, la regione Abruzzo e il Ministero in cui si vincola la bonifica e il percorso di riqualificazione dell'area al passaggio delle aree dalla Solvè al comune di Bussi senza passare come si è sempre fatto perché in 50 siti di interesse nazionale si è sempre fatto un'altra procedura che è quella da privato a privato con il controllo del pubblico, che è la procedura che garantisce la sicurezza della bonifica. Oggi di colpo, stranamente, la Regione Abruzzo e il Ministero avallano un passaggio delle aree al comune al prezzo simbolico di un euro senza nessuna reale garanzia da parte degli industriali che dovrebbero subentrare che a oggi sono solo sulla carta. Quindi vogliamo capire i motivi e per questo appunto abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero per capire come mai avali una situazione del genere. Qual è il rischio? Se è sempre svolto. Con che è un privato che eh, come dire, inquina. Va a concordare con il pubblico la bonifica dell'area con, diciamo, con un passaggio di controllo da parte del pubblico e l'area, se il, il privato decide di smobilitare per dare garanzie che rimanga diciamo, il processo di bonifica in atto, si passa a un altro privato senza passare tramite il pubblico. Quindi il passaggio da privato a privato garantisce che chi subentra si carica oneri e onori. Quindi investimento sicuro per industrializzare l'area e soprattutto la certezza che si continui a bonificare. Ecco, noi oggi queste garanzie non le abbiamo con un passaggio di questo tipo. Iniziano i lavori per realizzare un, il nuovo depuratore di Tortoreto e Giulia Nova Nord, il progetto della Ruzzo Reti di Teramo costerà oltre 5 milioni di euro, sarà realizzato dal colosso francese Suez e rappresenterà la salvezza ambientale del litorale Teramano. Tania Bonnici Castelli. Il colosso francese Suez realizzerà il nuovo depuratore di Tortoreto e di Giulianova Nord. Il primo lotto dei lavori è stato consegnato ufficialmente a Teramo dal presidente della Ruzzoreti Antonio Follini alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso. Il progetto che si concluderà nel 2018 costa complessivamente oltre 5 milioni di euro e rappresenta la salvezza ambientale del litorale teramano. Il problema principale del depuratore di Tortoreto è la sua localizzazione attualmente perché in un'area sottoposta a. Spesso a esondazioni da parte del, del, del Salinello, e quindi eh, era necessaria questa delocalizzazione per evitare eh, disservizi che negli ultimi anni, soprattutto d'inverno, sono stati frequenti. Aumenta poi la capacità depurativa perché passa da abitanti, passerà da 44.000 abitanti equivalenti a 62.000, quindi con un notevole incremento. Quindi, diciamo, sicuramente una situazione che definitivamente risolverà i, i problemi, quei pochi problemi che saltuariamente ci sono in quella zona. E per i residenti? Allora, i residenti. È chiaro che eh, la, purtroppo la, la, la logica del NIMBY eh, vale anche per i depuratori eh, ed è chiaro che nessuno vorrebbe un depuratore diciamo tendenzialmente vicino casa. Però vi assicuro che sono stati fatti studi e verifiche di quelle che sarebbero state le soluzioni alternative e dal punto di vista sia del, dei costi che della, della, della ubicazione l'ubicazione che poi è stata prescelta è la migliore in assoluto Il Presidente D'Alfonso ha poi spiegato che il secondo lotto dell'impianto indispensabile per la dismissione del vecchio depuratore di Tortoreto è tra i progetti previsti dal Master Plan della Regione Abruzzo. Alla domanda sul futuro degli ato, enti doppione dopo la nomina del nuovo direttore dell'ERSI, Ente Regionale Servizio Idrico, D'Alfonso ha ribadito che sarà proprio l'ERSI l'unica cabina di regia in materia d'acqua. Ore contate dunque per gli enti d'ambito abruzzesi e i rispettivi consigli di amministrazione. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara chiedono che dopo Montesilvano anche a Pescara si utilizzino le frototrappole per scovare i cittadini che gettano i rifiuti fuori dagli orari previsti per il conferimento. I soldi raccolti verrebbero utilizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Consigliera Sabatini si parla della raccolta dei rifiuti e soprattutto di chi getta rifiuti fuori dagli orari previsti per legge. A Montesilvano c'è un progetto che funziona, quello delle fototrappole. Voi sperate che questo progetto, questo esempio di Montesilvano sia esportato a Pescara? Sì, noi seguiamo l'esempio dei colleghi del Movimento 5 Stelle di Montesilvano che hanno ottenuto l'installazione di fototrappole, ossia telecamere che si spostano, quindi mobili, e che vanno a individuare, quindi a fotografare gli incidenti civili che non conferiscono correttamente rifiuti, magari lasciano i cumuli vicino ai cassonetti o creano delle vere e proprie discariche abusive. Questo ovviamente ha un costo perché il servizio di rimozione di questi rifiuti viene pagato dai cittadini di Pescara. Abbiamo visto anche con i colleghi di Montesilvano che addirittura ci sono cittadini provenienti da altri comuni che vanno a conferire nella città di Montesilvano. Quindi noi chiediamo che vengano installate 10 fototrappole, un costo all'incirca di 3.000 euro, in modo tale quindi da sanzionare chi si comporta in maniera scorretta e chiediamo che questi proventi di queste contravvenzioni, quindi con importi che se saranno simili a Montesilvano potrebbero essere intorno ai 30.000 euro, vadano per un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi un esempio di sanzione che poi va a alimentare un circuito virtuoso di vivibilità, di decoro urbano della città e anche di qualità della vita dei cittadini pescaresi. Antonella Ballone, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Teramo, venerdì scorso è entrata a far parte del Consiglio Generale di Confindustria, massimo organo di governo di Confindustria nazionale. La giovane imprenditrice è stata eletta nel corso delle procedure che hanno visto l'elezione anche del nuovo Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi. La candidatura all'importante organo nazionale è stata proposta dal Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria. Di cui Antonella Ballone è componente. Il mio impegno, dichiara Antonella Ballone, sarà l'insegna della costante partecipazione e condivisione delle attività con il sistema di Confindustria. L'incarico si aggiunge alla recentissima nomina della giovane imprenditrice eh, teramana alla presidenza di Eurolines Organization, organizzazione europea espressione di 27 imprese fra le più rappresentative a livello continentale, nello specifico settore del trasporto internazionale eh, di passeggeri su gomma. Dal prossimo giovedì 11 maggio e fino a domenica 14 l'area antistante lo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio a Teramo ospiterà la ventinovesima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Animali da fattoria, prodotti agroalimentari, macchinari agricoli, piante e fiori, oltre a risparmio energetico, edilizia ecosostenibile, giardinaggio e prodotti commerciali per l'agricoltura. Aprirà i battenti giovedì 11 maggio la 29esima edizione della FAT, la fiera dell'agricoltura di Teramo che come di consueto si svolge nell'area antistante lo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio. La fiera vedrà la partecipazione di oltre 200 aziende da tutta Italia, dalla costiera malfitana al Piemonte. Monte, su circa 25.000 metri quadri di area espositiva. Per i visitatori sono stati predisposti 2.400 parcheggi su un'area di quasi 3.000 metri quadri, oltre a quelli riservati agli espositori e ai diversamente abili, che potranno essere raggiunti mediante una corsia preferenziale. Abbiamo cercato di rindirizzare questa fiera verso quella che deve essere, cioè una vera e propria fiera d'agricoltura, migliorando ciò che negli anni non dava proprio questa idea. In più ci saranno molti convegni tematici che riguarderanno appunto il settore e partiranno dal, dal giovedì fino alla domenica. Ingrandita ed implementata anche l'area della fattoria didattica e quest'anno tra le novità lo spazio specifico con esemplari di pastore abruzzese ospitati nell'area dell'Istituto di istruzione superiore di Poppa Rozzi che in questa edizione sarà affiancato per spiegare iniziative tecniche e didattiche dalla Facoltà di Veterinaria e Agraria dell'Università di Teramo. Porteremo il nostro museo del vino che però sarà a natura ed arte, cioè a fianco ai vini esposti, i migliori vini di, di tutto l'Abruzzo, ci saranno anche eh, delle fotografie e anche dei le opere d'arte per un connubio con, con la produzione del vino perché produrre vino è anche un'arte Al Maggio Fest di Teramo spazio al cinema d'autore ospite della manifestazione il regista Fabio Mollo che ha presentato i suoi ultimi eh, lavori al Multisala Smeraldo Ci sono sogni che si avverano e poi ci sono sogni che non hai neanche il coraggio di sognare perché hai paura che non si potranno mai avverare. Ecco, tu per me sei uno di questi sogni. Eh, io da, da ragazzo sono rimasto molto... da studente di cinema, quando stavo vicino all'università, sono rimasto molto colpito da tutto il cinema di Michelangelo Antonioni. Eh, principalmente quello legato al racconto dei personaggi che interpretavano poi Monica Vitti, quindi a quella isteria femminile eh, che raccontava il suo cinema. E poi racconta che faceva dei paesaggi, eh, dell'Italia che cambiava, eh, di questo progresso che stava andando da qualche parte, non si capiva bene dove, e dalla nostalgia, da quella solitudine che raccontava. E sicuramente questi elementi hanno caratterizzato molto eh, poi quel lavoro che ho fatto io da regista, eh, sia quando ero studente al centro sperimentale che poi sul mio primo film, eh, Il Sud del Niente. Questa sera, 9 maggio, nella Multisala Smeraldo della Sala 2, dalle ore 20 a 45, video Filmmakers Abruzzesi. E presenteremo con il vento di Claudio Romano, la memoria lunga di Saverioni e Spitilli, scherzo di Scacchioli e Core e praticamente una rassegna di... Brevi film di autori abruzzesi che hanno sicuramente un grande successo più fuori regione che da noi, ma non sono nuovi alla nostra rassegna. Da non perdere, perché alla fine della, delle proiezioni Bernardo Persia incontrerà gli autori per una conversazione con il pubblico. Ed ora apriamo la pagina dello sport, il nuovo attentato di cui è stato vittima due sere fa il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, esaspera ancora di più le tensioni intorno alla squadra che sta retrocedendo eh, con numeri da brivido. La polizia è già al lavoro per individuare i responsabili del gesto mentre si stringe sempre più il cerchio delle indagini per il primo attentato risalente a febbraio. Vediamo il cavallo del Pescara si consuma tra i veleni, nuovo atto intimidatorio nei confronti del presidente del Delfino, Daniele Sebastiani. Sull'episodio avvenuto domenica sera intorno alle 23 sta indagando la polizia che sta nel frattempo stringendo ancora di più il cerchio per i fatti relativi al primo attentato subito dal patrono Biancazzurro. L'incendio ha piccato nella notte tra il 6 e 7 febbraio scorsi all'esterno dell'abitazione di Sebastiani dove sono andate distrutte due vetture e che poteva avere conseguenze più serie per tutto lo stabile visto che le fiamme per poco non non hanno raggiunto la condotta del gas del palazzo. Per questo episodio già tre giovani sono stati individuati e risultano indagati, sono tre tifosi ma non appartenenti a gruppi organizzati. Sugli altri due gli investigatori sono prossimi all'individuazione. La polizia ancora una volta potrà esaminare, come è avvenuto a febbraio, le telecamere di sorveglianza poste all'esterno dell'abitazione di Sebastiani lungo la Riviera Nord per tentare di risalire all'autore o agli autori del gesto intimidatorio. Gli agenti non escludono alcuna pista, ma anche in questo caso potrebbe essere ricondotto agli ambienti della tifoseria non organizzata e dovrebbe essere la conseguenza di ulteriori malumori a seguito della sconfitta casalinga contro il Crotone. Squadra Volante Digos, domenica sera, hanno recuperato frammenti di un petardo di grosse dimensioni. Il boato fragoroso è stato sentito dagli abitanti della zona, tra questi lo stesso Sebastiani che era da poco rientrato a casa. Il presidente del Pescara ha incassato le testimonianze di solidarietà dalle istituzioni, in particolare dal sindaco Alessandrini e dall'assessore comunale allo sport Diodati ed ha ribadito che non si farà intimidire e che andrà avanti per la sua strada. La tensione dunque resta alta, pur in una stagione che ha già consumato il suo verdetto principale, ovvero la retrocessione immediata del delfino in Serie B e quel che più fa male la sequela di numeri negativi e record che sta accompagnando la disfatta sul campo dei Biancazzurri, una disfatta cui neanche lo stesso Zeman, con una squadra non fatta da lui né tagliata per il suo gioco, ha saputo opporsi. Così è già tempo di programmare la prossima cadetteria con una rosa extra large di 50 giocatori da sfoltire e un progetto tecnico da ricostruire da capo. Nella testa del Boemo c'è già la consapevolezza che in pochissimi saranno a lui utili il prossimo anno. Il tutto mentre la società cerca ulteriore stabilità futura, come dimostrano la missione in Cina di Sebastiani e l'incontro che il presidente del Delfino ha avuto col Magnate Kazako, Hussein Kassanov. Intanto è finita anzitempo la stagione di Ahmad Benali, il giocatore che era stato espulso domenica scorsa nel corso della gara casalinga con il Crotone. Il giudice sportivo ha inflitto infatti tre giornate di squalifica a Benali. Si legge nel referto. A seguito del provvedimento di ammonizione ha contestato l'operato arbitrale e rivolto al direttore di gara una espressione ingiuriosa. Dunque tre giornate e campionato finito per Benali. Siamo in Lega Pro, riprenderà a lavorare domani pomeriggio il Teramo per preparare il play Salvezza con il Lumezzane, gara d'andata in trasferta il 21 maggio. Il difensore imparato si proietta già verso l'importante appuntamento dopo aver ritrovato il posto da titolare nella trasferta vittoriosa di Salò. Imparato, missione compiuta per quanto riguarda questa partita, però c'è ancora da lottare, ci sono altri due atti. Sì, sicuramente eh, quello, il massimo che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto, insomma, portando a casa questi tre punti. Adesso bisogna staccare, bisogna eh, azzerare tutto perché ci giochiamo un'intera stagione. E quindi bisogna, bisogna stare sul pezzo, essere concentrati perché questa salvezza vale come un campionato. Hai ritrovato il posto da eh, titolare dopo una assenza anche per problemi fisici? Come stai? Ma, sicuramente non giocavo da un po' di tempo, mi ha fatto piacere tornare, erano già un paio di settimane che stavo meglio. E... Ho fatto diciamo, il massimo, insomma, sono contento di quello che ho fatto, ma l'importante era vincere, insomma, anche se poi non è, non, è, non è valsa la salvezza, ma siamo, siamo contenti. Tu non eri a Teramo in occasione delle due partite di campionato con il Lumezzane, però insomma, cosa ti aspetti? Una squadra questa abituata a lottare per salvarsi, squadra scorbutica? Sì sicuramente, è sempre un play-out Sicuramente abbiamo un piccolo vantaggio Sulle due partite essendoci piazzati meglio ma eh, sappiamo Possiamo giocare però per lo 0-0 no, Sicuramente no, sarebbe un errore insomma, Però ripeto, credo che il mood di queste ultime settimane Sia stato quello incentrato sul, sull'equilibrio Non dobbiamo nemmeno snaturarci uh, Io credo che... Se rimaniamo concentrati e tutti insieme vogliamo lo stesso obiettivo, anche con l'aiuto dei tifosi che capisco possono essere sicuramente rammaricati, dispiaciuti per come sia andata quest'anno, tutti ci aspettavamo di più, però adesso c'è da lottare con i denti per, per salvare questa categoria e noi abbiamo bisogno anche di loro. E ora il rugby nella semifinale di andata, l'Aquila si è imposta 30-19 sul Valsugana, un risultato che fa ben sperare in vista della gara di ritorno di domenica prossima. Tripudio al fattori per la vittoria in casa dell'Aquila Rugby Club che si aggiudica la semifinale di andata nei playoff per l'accesso al campionato d'eccellenza, il massimo campionato italiano di rugby, chiudendo il match con Valsugana 30-19. Il dominio in mischia chiusa, una buona difesa ma soprattutto la rigorosa disciplina e l'incrollabile determinazione hanno permesso ai Neroverdi di alzare il ritmo di gioco in partita e conquistare i 5 punti con il bonus offensivo scaturito dalle 4 mete messe a punto da Bascia, Angelini più una meta tecnica. La partita non inizia nel migliore dei modi, nei primi minuti le due squadre prendono le rispettive misure e Roden, il numero 10 valzugano, mette a segno due calci di punizione a cui pone Rimario Cozzi bilanciando il risultato con altrettanti calci piazzati. Dopo mezz'ora sarà la terza linea bascia a mettere a segno la prima meta Nero Verde, schiacciata in superiorità numerica, visto che dopo numerosi falli, Papparone, il numero 3 valzugano, è fuori dal campo con un cartellino giallo. Il primo tempo si chiude, quindi 11-9. Uno spettacolare off di Rettagliata apre il secondo tempo permettendo a Bascia di andare nuovamente in meta. Roden tenta di far risalire il punteggio del Valsugana ma Angelini con un'azione spettacolare di intercetto vola inesorabile sotto i pali. Cozzi trasforma e l'Aquila, ormai, è sopra il break. Gli spettatori del Fattori esultano colpo di scena quando con Lisciani il Valsugana va in meta schiacciando con il disappunto del pubblico nei confronti dell'arbitro che convalida la meta nonostante un evidente passaggio in avanti confermato anche dal guardalinee. In ogni caso i nero verdi non si lasciano sopraffare e imponendosi in mischia a pochi minuti dal termine conquistano la quarta fondamentale meta tecnica. L'appuntamento col sogno nero-verde sarà domenica prossima a Padova per la giornata di semifinale di ritorno. I ragazzi sono stati eccezionali perché c'è stato un momento, soprattutto quando loro hanno fatto la meta e si sono riportati sotto, che potevamo mollare e invece no, abbiamo ripreso ancora di più alla grande e siamo venuti a fare la, quinta, la quarta meta, il quinto punto, il punto di bonus che potrebbe essere utilissimo. Ancora c'è qualcuno che continua a fare i pronostici sbagliati, sono 25 anni che sbagliano i pronostici sulle partite quando c'è di mezzo l'Aquila Rugby. E purtroppo l'Aquila è anche questa, è sempre, non abbassa mai il capo, è sempre pronta a risorgere dalle sue ceneri e oggi veramente contro tutto e contro tutti i ragazzi hanno fatto veramente un'impresa. Porterò Graziano Del Rio a vedere il Mammut e la promessa del governatore Luciano D'Alfonso in appoggio alla nascita della Casa Museo dei Motori e della Velocità a Spoltore. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio, il 15, sarà a Pescara per inaugurare il nuovo ponte Flaiano e verrà accompagnato anche a visionare l'attuale Mammut in via Massera, affacciato sul circuito della Coppa Cerbo, dove correvano le monoposto della Formula 1. La Coppa Cerbo si corregge. Correva su un percorso firmato da Diego Desterlic, Alberto Bucco, Ring Mare Scalchi e Arturo Mercanti. Quest'ultimo fece costruire anche l'autodromo di Monza, il più antico e famoso al mondo, assieme a quello di Indianapolis. D'Alfonso ha suggerito anche di dedicare uno spazio a Corradino D'Ascagno, l'ingegnere di Popoli, papà della Vespa e pioniere del volo verticale. Ed è davvero tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Proteramo curata da Jacopo Forcella e le prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.